Qua si è parlato di conflitto generazionale, benissimo. Io voglio solo fare una domanda alla signorina, che condivido ovviamente la drammaticità della situazione in cui vive. Allo stato attuale il blocco delle perequazioni c'è. Vorrei sapere, quei soldi le sono arrivati a lei per migliorare la sua condizione lavorativa, previdenziale ed altro? Quei soldi non sono arrivati a lei, sono stati fregati dallo Stato per andare a coprire il debito pubblico. Non sono arrivati ai giovani quei soldi, quindi dobbiamo finirla di creare questo conflitto generazionale. Una cosa invece, per quanto riguarda le pensioni, possiamo dire che quei soldi devono essere tornati, perché non è che sono soldi che dovevano essere regalati ai pensionati. Era semplicemente l'aumento al costo della vita, ovvero la pensione in uguale. Vogliamo ragionare sulle cosiddette pensioni d'oro? Noi abbiamo portato in aula della Camera, approvata e portata dalla Commissione Lavoro, dicendo semplicemente che le pensioni sopra i 5.000 euro devono essere ricalcolate col metodo contributivo. Chi ha versato i soldi li prende, chi non ha versato la pensione gli viene tagliata. Perché è una cosa di equità. Chi i soldi non li ha versati non può prenderli. Sapete cosa è successo all'interno della Camera con il voto anche di Scelta Civica e del Partito Democratico? Sì, sì. È ma stato... se abbiamo noi il disegno di legge su questo. Scusami, no, è stata... guarda, firma mia, firma di Meloni, che mi spiace, della Meloni. C'era anche il disegno di legge, stato... tu sarai distratto, stato... c'era sta... anche il mio disegno scusami, di legge. Scusami, tu avevi la finaglia in commissione, sono in commissione lavoro, se permetti, cioè avevi la finaglia in commissione lavoro dalla maggioranza, Scelta Civica compresa. È stata rinviata la proposta di legge, col PD ovviamente, con uno dei più grandi, in commissione dicendo no, questo non si fa.